Si è tenuta l'assemblea congressuale dei pensionati della CISL e del comprensorio Lega di Frosinone. È stata una riunione molto vivace in cui si sono evidenziate le situazioni di non unitarietà che sta vivendo la Federazione Pensionati CISL della provincia di Frosinone. Il congresso è un momento importante perché se fa il consuntivo delle attività svolte nell'ultimo quadriennio e si fanno delle proposte rispetto a quella che sarà l'agenda rivendicativa per il prossimo anno. Questa federazione è stata commissariata da 15 mesi, diciamo che non è stato fatto nulla se non le cose di ordinaria amministrazione, proprio perché c'è questa spaccatura politica che non consente più di assumere decisioni per rivendicare e per dare i servizi agli iscritti che rappresentiamo. Nella provincia di Frosinone siamo oltre 13.000 iscritti. Noi abbiamo un'agenda politica che è quella che la Federazione dei Pensionati, visto e considerato i gravi problemi che ci sono all'interno della nostra provincia, ecco, il sindacato deve riprendere un po' il timone, e quindi fa riferimento agli principi ispiratori che l'hanno contraddistinto, di fare iniziative a sostegno della povera gente e soprattutto dei pensionati. È un momento importante per tutti gli iscritti del FNP di Frosinone, per individuare in modo coeso i delegati per un'attività proficua nell'interesse dei pensionati della nostra provincia. Dobbiamo ricostruire una federazione, quella di Frosinone dell'FNP, che sia, diciamo, come una famiglia, come è sempre stato tra l'altro in questo nostro territorio, dove tutti hanno lavorato come, diciamo, uno per tutti e tutti per uno. Per motivi di sicurezza la riunione si è tenuta all'esterno, con 90 associati presenti. Dopo un inizio di riunione in cui il commissario Paolo Terrinoni ha cercato di autoproclamarsi presidente ed è stato respinto dal voto contrario dei presenti ben 3 volte, ha annunciato l'impossibilità, a suo giudizio, di continuare la riunione e pertanto l'avrebbe rinviata ad altra data. I soci della CISL pensionati rimasti, 65 persone dopo l'abbandono del commissario, hanno deliberato e deciso democraticamente di continuare la riunione. È stato eletto presidente dell'Assemblea il signor Romano Fratercangeli, già segretario generale della CISL di Frosinone dal 1993 al 2005. È segretario dell'Assemblea il signor Domenico Di Palma. La riunione è andata avanti con grande partecipazione e tranquillità fino alle ore 12:35. Sono stati eletti i delegati che parteciperanno al prossimo congresso provinciale della FNP di Frosinone, in programma a Fiuggi il 29 novembre, ed è stato eletto altresì anche il direttivo del comprensorio di Frosinone. Una riunione abbastanza vivace, ma in cui alla fine sembra che i presenti, fra cui tanti ex dirigenti e attivisti della CISL, hanno fortemente ribadito il loro spirito associativo e di rispetto dell'autonomia del territorio, rispetto alle idee di cui era portatore il commissario.